Buongiorno da Sicilia, 24 i titoli del nostro telegiornale. Risse, pestaggi in discoteca al porto di Catania, 6 condanne nella sentenza del GUP sul branco in azione all'ex dogana. C'è il rischio di complicanze polmonari per la 26enne ustionata a Catania nel corso di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso. Previsto domani interrogatorio di garanzia delle due donne accusate di tentato omicidio. La crisi idrica in Sicilia, ad Agrigento le associazioni e i comitati civici pronti a tornare in piazza per protestare contro la carenza d'acqua. Intanto il capo della protezione civile siciliana Cocina invita i sindaci a cercare nuovi pozzi. Catania, nella zona industriale un ponte sull'ottava strada è a rischio cedimento. Piloni e parapetto cadono a pezzi, l'UGL lancia l'allarme e chiede un incontro urgente con il sindaco Trantino. I cinghiali, divenuti un incubo per gli agricoltori delle campagne palermitane, hanno già distrutto ben 200 tonnellate d'uva, racconta il proprietario di un'azienda vitivinicola. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous nel Festival di San Vito Lo Capo a confronto chef di 10 paesi all'insegna dello scambio culturale. Calcio, il Catania batte 1-0, il Monopoli capolista e si rilancia in classifica, dilaga il Trapani con la Turris e stasera il Messina gioca a Picerno. Serie B, scende in campo anche il Palermo che cerca di rilanciarsi in casa del Sud Tirol dopo la pesante sconfitta di Napoli in Coppa Italia. Bentrovati, apriamo con questa notizia giunta da poco in redazione. 6 condanne e 2 assoluzioni e la sentenza emessa dal GUP di Catania, Ottavio Grasso, nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta sulle risse e i pestaggi avvenuti all'ex Dogana Club e accusati a vario titolo di estorsione, lesione e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso, il branco che sarebbe stato guidato da un minorenne rampollo della famiglia mafiosa dei Nizza, per cui si procede separatamente, per mesi avrebbe scatenato il terrore nella discoteca del porto di Catania. Le indagini furono condotte dai carabinieri su delega della Procura Etnea nell'ambito dell'inchiesta Dazio scattata lo scorso anno. E sono sempre gravi le condizioni della ragazza di Catania ustionata nel corso di una lite tra famiglie. Il responsabile del centro Grandi Ustionati all'ospedale Cannizzaro di Catania dice c'è il rischio di complicazioni polmonari. Sentiamo Lorena Dolci. Una lite che andava avanti da mesi. Sarebbero iniziate a gennaio le schermaglie tra due famiglie scaturite da una lite tra ragazzine. Due dodicenni che si contendevano lo stesso ragazzo. Lascialo stare, lui è mio. Quelli che dovevano essere i primi palpiti di cuore sono diventati una faida tra gruppi familiari legati ad ambienti della criminalità catanese. È così che dopo un SMS di fuoco e l'ennesima lite per strada, l'incontro chiarificatore si è trasformato in spedizione punitiva. Due donne arrivano in auto sotto il palazzo in via Capuana, sul marciapiede un gruppo di amici e parenti. Poi il gesto improvviso, la benzina lanciata che manca il vero obiettivo e prende in pieno la sorella di 26 anni che neanche abitava lì e forse voleva fare da paciere. È un momento, le fiamme avvolgono Giusi. In meno di 48 ore la polizia ha fermato due donne con l'accusa di tentato omicidio. La ragazza ha riportato ustioni gravi sul 20% del corpo. Le ustioni hanno coinvolto il viso, il collo, gli arti superiori, ma principalmente hanno coinvolto le vie aeree superiori e probabilmente anche una parte delle vie aeree polmonari. Tutto questo impone in questo momento il suo ricovero presso la rianimazione con un'assistenza ventilatoria attraverso un tubo, ma non è detto che domani non debba essere necessario effettuare una tracheostomia per consentire la terapia di quello che sono le lesioni polmonari. In attesa della convalida del fermo delle due donne, le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli, compreso chi abbia acquistato la benzina utilizzata per l'aggressione. Non si esclude la premeditazione, vista appunto la disponibilità del liquido infiammabile. La Procura di Catania ha depositato questa mattina la richiesta di convalida del fermo per tentato omicidio eseguito ieri dalla polizia delle due donne, come avete sentito nel servizio, ritenute responsabili dell'aggressione alla 26enne ustionata in strada. L'interrogatorio di garanzia davanti al GIP dovrebbe tenersi domani in carcere, dove le due donne sono attualmente detenute.
Ed è in corso la perizia psichiatrica che dovrà accertare se Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, accusato di avere ucciso moglie e due figli insieme alla figlia 17enne e a due presunti complici nel corso di violenti esorcismi, sia capace di intendere e di volere. Nessuna valutazione psichiatrica verrà fatta invece sulla coppia di Santoni, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che secondo le analisi dei tabulati telefonici erano presenti nella villetta, smentendo così la loro difesa. E adesso andiamo ancora a una notizia. A Mascali, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo che ha minacciato di morte e aggredito a pugni la moglie infermiera all'ospedale di Giarre, causandole diverse lesioni. A Catania la polizia ha messo ai domiciliari un uomo per maltrattamenti, minacce di morte e stalking nei confronti dell'ex moglie, dell'ex compagna e di due figli. In una occasione l'uomo ha puntato la pistola alla testa della donna dicendole ti ammazzo e ha aggredito con un ferro da stiro il figlio intervenuto in difesa della madre. E adesso cambiamo decisamente argomento, torniamo a occuparci, come purtroppo facciamo da mesi, della crisi idrica. Le poche piogge non infondono ottimismo nel cuore della Sicilia stremata dalla crisi. Danni strutturali da riparare richiedono molto tempo e per il capo della Protezione Civile regionale i sindaci adesso, che conoscono il loro territorio, devono andare alla ricerca di nuovi pozzi. Sentiamo Davide Sarto. Agrigento stremata è spesso rassegnata per i razionamenti idrici, ma con una nuova impennata di protesta di diverse associazioni locali capitanate dal Codacons. Il 3 ottobre è infatti previsto un nuovo sit-in perché non sono bastate le prime attese piogge autunnali a placare gli animi, ma solo ad attenuare la carenza negli invasi. Il problema che risiede nelle condutture richiede un tempo di soluzione purtroppo non immediato e per il capo della Protezione Civile regionale Cocina, in questo momento il problema è il reperimento di acqua sicura, certa e immediata. Purtroppo, ha continuato Cocina, in collegamento al Consiglio Comunale Straordinario di Caltanissetta, le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento dipendono per il 50% dal prelievo degli invasi. La soluzione per mitigare tutto questo è cercare pozzi. I sindaci conoscono il territorio, ha affermato Cocina, non lo conosco io. Bisognerebbe comunque mettere i pozzi in funzione entro novembre. Si procede, anche secondo l'Affanno, nel superamento di una crisi che tuttavia è e sarà sistemica a fronte dei cambiamenti climatici. Ecco perché i dissalatori saranno l'unica fonte di salvezza per l'isola e Schifania ha promesso la riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle e Gela, stanziando 100 milioni di euro nella prossima manovra finanziaria. Il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del GIP di rigettare la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di 5 indagati, tra cui il sindaco di Paternò Naso, coinvolti nell'operazione Atena per scambio elettorale politico-mafioso. Il Tribunale ha disposto però la sospensione dell'ordinanza fino a che la decisione sarà definitiva ed è possibile dunque ricorrere in Cassazione. L'inchiesta Atena avrebbe fatto emergere gli interessi del clan Morabito sulle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e di Siracusa. A Messina un complesso immobiliare del valore di 15 milioni è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a 3 indagati per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento di 5 società di loro proprietà. Gli immobili confiscati erano già stati ceduti in modo irregolare a un'impresa sempre legata, poi appunto si è scoperto, al medesimo gruppo familiare. I pericoli della zona industriale di Catania. Oggi vi mostriamo le condizioni di estremo degrado del ponte sull'ottava strada. Piloni e parapetto cadono a pezzi. Il grido d'allarme arriva dall'UGL. Tonino De Mana. Il pilone si sbriciola, il parapetto cade a pezzi, blocchi di cemento che si staccano e finiscono per terra, montagne di spazzatura sotto il precario impalcato. Offre un indecoroso e pericoloso spettacolo il ponte nell'ottava strada della zona industriale di Catania che da anni attende interventi di riqualificazione. Non servirebbe alcun commento a queste immagini con il ferro arrugginito che fuoriesce dal manufatto che tra l'altro si sgretola con le dita. E pensare che sotto e sopra la fatiscente struttura passano auto e mezzi pesanti. L'ennesimo grido d'allarme arriva dal segretario provinciale dell'UGL Metalmeccanici, Angelo Mazzeo.
i lavoratori che giornalmente vanno a lavorare alla zona industriale hanno paura, hanno difficoltà a oltrepassarlo. C'è anche una discarica sotto che si può trasformarsi in una sorta di bomba ecologica, dove già la scorsa estate, quella appena conclusa, hanno dato fuoco due volte e addirittura l'aria era talmente irrespirabile che diverse unità produttive che sono nella zona sono dovute uscire appunto dalle aree di produzione. Da queste parti, per ovvi motivi, dormire sotto i ponti non conviene. Per Mazzeo l'ipotesi abbattimento è l'unica strada percorribile. Va in qualche maniera abbattuto, dove si deve inevitabilmente pensare a fare qualcosa di sostitutivo. La strada è di proprietà dell'amministrazione comunale di Catania, del comune di Catania, quindi inevitabilmente noi facciamo un appello al sindaco Trantino, chiediamo un sopralluogo congiunto per verificare quelle che sono appunto le condizioni sia delle fondamenta che anche del manto stradale, perché su più punti ormai è totalmente degradato. Sull'argomento occorre una seria e soprattutto urgente soluzione per evitare danni peggiori. Noi restiamo a Catania per un argomento legato a quello che possiamo definire una sorta di sosta ingannevole o addirittura selvaggia. In un modo e nell'altro vi mostriamo strani esempi di parcheggio in città, ed è sempre Tonino De Mana che appunto ve li propone. Parcheggi folli in piazza e in piena isola pedonale, sosta selvaggia sulle strisce pedonali e anche sotto la segnaletica stradale ed ancora parcheggi controversi dove si intravedono le strisce blu che invece sono state cancellate con un po' di smalto grigio ma che comunque traggono in inganno. Esempi controversi di parcheggio nel centro storico di Catania e segnalazioni che piovono nella nostra linea di WhatsApp al numero 342-74-55005. In via Santa Maddalena, non distante, la salita di San Giuliano, un nostro telespettatore ha inviato la foto di una macchina ferma con numerosi verbali presi in giorni diversi. In questo caso la distrazione potrebbe prevalere sull'indisciplina, visto che quotidianamente file di auto, a volte con regolare tagliando della sosta a pagamento, parcheggiano in via Santa Maddalena, compresa una macchina con pass per disabili. In piazza Asciuti invece non c'è dubbio, qui regna sicuramente l'anarchia, con auto e scooter sulla piazza e montagne di spazzatura ovunque, e siamo a pochi metri dalla centralissima via Etnea. C'è chi, prigioniero in piazza, cerca addirittura di smontare il proprio specchietto a causa di una macchina in doppia fila. I cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli e naturalmente l'installazione delle telecamere, unico rimedio per fronteggiare l'emergenza. Anche la città di Ragusa ha celebrato la giornata mondiale contro la leucemia mieloide cronica con Fit Walking for AIL, una camminata non competitiva che fa bene alla salute e alla ricerca. Veronica Barbarino. Una camminata per sostenere la ricerca. Anche Ragusa ha celebrato la giornata mondiale della leucemia mieloide cronica con la Fit Walking for AIL. L'associazione locale ha aderito all'evento organizzato a livello nazionale in oltre 35 città, di cui 6 in Sicilia, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti in favore della ricerca e dell'assistenza ai pazienti con tumore del sangue e ai loro familiari. L'AIL vuole lanciare con la camminata solidale ancora una volta un messaggio, che tutti insieme, attraverso lo sport, attraverso l'attività fisica, attraverso il benessere quotidiano, possiamo sconfiggere i tumori. Anche una semplice camminata, quindi, fa bene alla salute e alla mente, non solo dei pazienti, ma di tutti. La camminata sportiva può essere fatta da tutti, è un'attività che non ha controindicazioni, per cui bastano solamente un buon paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di camminare. Una giornata di festa in cui tutti sono stati testimoni di solidarietà. Si dà un aiuto a questa associazione. Sono Soggia e poi ho partecipato tutti gli anni, mi fa piacere. Ora ho portato, queste sono tutte amiche mie, che ho portato e ci fa piacere. È andata? Benissimo, divertente, carina e piena di gioia soprattutto. Benissimo, tutto a posto, assoluto relax, abbiamo incontrato un sacco di amici, belle manifestazioni. Siamo un'altra volta qua, perché è una cosa giusta, si deve fare. Ci fermiamo nella seconda parte, vi parleremo dei cinghiali che sembra stiano invadendo anche appunto i campi dell'agricoltura siciliana. A tra poco. E
c'è una notizia che vi diamo subito in apertura di seconda parte, richiesta di rinvio a giudizio per Luca Sammartino nell'ambito dell'inchiesta Pandora. Il GUP Orazio Grasso dovrà valutare anche la posizione appunto del leader della Lega in Sicilia, indagato per due presunti casi di corruzione. Lo ricordiamo, il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della regione e da assessore all'agricoltura, dopo essere stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal GIP. Provvedimento poi confermato anche dal Tribunale del Riesame. Sammartino ha sempre contestato le accuse, esprimendo piena fiducia nella magistratura. La decisione appunto è stata rinviata a domani. Cambiamo appunto argomento. Quasi estinti in Sicilia alla fine dell'Ottocento, i cinghiali, numerosi nelle campagne palermitane, sono ormai l'incubo per coltivazioni ed orti. Hanno distrutto 200 tonnellate di uva, così ci dice Francesco, proprietario di una azienda vitivinicola. Il servizio è di Desire Ferlito. Scene come queste sono all'ordine del giorno nelle campagne del palermitano. Qui siamo in contrada Roccabianca tra Marineo e Bolognetta. A filmare è Francesco Calderone, proprietario di un'azienda vitivinicola, dove i danni provocati dai cinghiali ormai non si contano più. Un danno di circa 700.000 euro, perché per esempio nel 2022 i cinghiali hanno divorato circa 2.000 quintali di uva, cioè 200.000 chili di uva. Un danno enorme, ci racconta Francesco, anche per i lavoratori, impegnati a cacciare senza successo i cinghiali giorno e notte. Francesco ha denunciato più volte. Ma possibile che nessuno riesca a fare nulla e a preservare il lavoro? Cioè, è diventata una cosa ingestibile. Cioè, io sono costretto in pratica a vendermi le quote dei vigneti e spiantare tutto e andarmene a passeggiare, però le 40 persone che mi girano attorno saranno costrette ad andarsene. Sull'altro fronte c'è poi chi ha imparato a convivere con questi esemplari diventati ormai una piaga per coltivatori e orti. Nel non lontano bosco di Godrano c'è Mario, l'uomo che sussurra i cinghiali. Dai, venite qua, venite, dai, vieni qua. Mi spiace per i danni agli agricoltori, ha detto, ma a me questi animali fanno simpatia. Li aspetto tutte le sere per mangiare croccantini con i gatti, insomma, ve lo chiudiamo noi. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous. L'evento centrale del Couscous Fest, che ha messo a confronto a San Vito Lo Capo, chef di 10 paesi, all'insegna dello scambio tra le culture. Eva Spampinato. Il Marocco! Che vedete è solo il momento finale di 10 giorni di incontri, eventi, workshop per grandi e piccoli, musica, competizioni culinarie che più che gare sono una vera e propria celebrazione della diversità e della pace attraverso il cibo, anzi attraverso un cibo, il couscous, protagonista del Festival di San Vito Lo Capo, un piatto che racchiude in sé una forte valenza simbolica, alimento universale capace di adattarsi e integrarsi nelle tradizioni culinarie di molti paesi. Me l'avevano spiegato che qualche Couscous Festival, i cibi erano di grande livello, ma non così. Qui siamo a livelli altissimi. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest, che ha messo a confronto chef di 10 paesi con il debutto di Russia, Ucraina e Cina. Lo slogan di quest'anno, Granelli di Pace, riassume l'essenza di un evento che dopo 27 anni si propone ancora una volta non solo come festival gastronomico, ma anche momento di integrazione culturale e dialogo, utilizzando la cucina come strumento di unione e ponte tra culture diverse. Storia ben rappresentata dal team di Medici Senza Frontiere. Voi state mangiando un couscous contemporaneo, con questo gusto che è suo, che un anno fa è arrivato in barca, è arrivato a Lampedusa come tanti altri ragazzi che non ce l'hanno fatta, la prima volta si è spaccata la barca. La serata si è chiusa con il concerto di Big Mama, artista apprezzata per i suoi testi schietti e potenti che affrontano temi come discriminazione e omofobia. Tra le parole che sento, che ho.
Fermiamo ancora in chiusura tanto calcio, cominceremo con il Catania che ieri ha battuto il Monopoli, a tra poco. Siamo al calcio con il Catania che batte il Monopoli e torna al successo, ma torna anche nella parte alta della classifica. Sentiamo Marco Carli. Catania Monopoli è un altro mattone, per dirla alla toscano. Contro la squadra che si presenta al Massimino da capolista arriva un successo importante che apre a considerazioni. Primo tempo senza affanni ma senza guizzi, ripresa con il gol e qualche paura, compresa una traversa degli ospiti. In generale poi va detto che alcune partite, come quella con i pugliesi, l'anno scorso sarebbero andate diversamente. Ed è un dato da non sottovalutare in vista del futuro. Rischi sì, arrivati quando si è fatto sentire il peso delle tre partite consecutive, ma anche capacità di soffrire e di portare a casa i risultati. E poi la caparbietà, quella mostrata da Castellini nel bellissimo recupero palla che ha portato poi alla rete di Lunetta, che ha deciso l'incontro. Sì, come col Benevento l'emblema è stato il salvataggio sulla linea di Sturaro, l'emblema deve essere quello. Quello deve essere la nostra identità, il nostro DNA. Siamo contenti, abbiamo rischiato quello che dovevamo rischiare, era importante solo vincere oggi, quindi abbiamo fatto quello e siamo contenti. La fase più emozionante della partita è stata nella parte finale della ripresa. Occasioni in serie per entrare ambe le squadre, oltre la traversa di Bruschi, i biancoverdi sfiorano la rete in almeno altre quattro circostanze. In due di queste è bravissimo Adamonis su Yeboah e sullo stesso Bruschi, ma anche il Catania costruisce qualche opportunità per il 2-0, finisce invece 1-0, il pubblico esulta, Pellegra pure, e Toscano può dedicare il successo a Daniele Faggiano, il DS entrato nel cuore del gruppo. La sua presenza ieri, nonostante non sia al meglio, è stata importante. Gli auguriamo di tornare presto tra di noi, perché i ragazzi sono affezionati a lui. Noi sappiamo quanto può dare al gruppo, alle dinamiche, e quindi dedichiamo questa vittoria al direttore. Ed è andata bene anche al Trapani, che fa poker contro la Turris e conquista il primo successo al provinciale. Franco Cammarasana. Sembra aver inserito la quinta marcia il Trapani dopo i pareggi contro Taranto e Juventus New Generation. E così, dopo aver rifilato mercoledì scorso 5 reti al Potenza, ieri ne ha fatti altri 4 alla Turris, squadra imbattuta da 4 giornate, così come da 4 turni era imbattuto il portiere Marconi. E poi, cosa da non sottovalutare, sembra aver ritrovato il miglior Lescano. L'attaccante argentino, già 2 volte a segno contro il Potenza, ieri di reti ne ha realizzate altre 3, il primo al 19esimo, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di esempio su Carriero. Il secondo al 47esimo, stavolta di testa, su un cross di Benedetti, dopo che 2 minuti prima l'arbitro gliene aveva annullato uno per fuorigioco. Nel mezzo, al 30esimo, la traversa aveva negato il gol a Karic, tra i migliori in campo. Lo svedese però centrava il bersaglio al 33esimo della ripresa, mettendo al sicuro il risultato. A tempo scaduto, Lescano completava l'opera volando più alto di tutti, siglando di testa il definitivo 4-0. Dal calcio giocato a quello ancora da disputare. Cominciamo con il Palermo alle 19.30 in campo oggi a Bolzano contro il Südtirol. È Marco Gullà che sentiamo subito. A Napoli la luce del Palermo si è spenta e la squadra è caduta rovinosamente sotto i colpi dei partenopei. La trasferta a Bolzano contro il Südtirol diventa dunque la chance per illuminare nuovamente il cammino dopo il traumatico blackout in Coppa Italia. Il Palermo vuole vincere per mandare un messaggio al campionato. Ci siamo anche noi. Noi stiamo pensando a Südtirol, che è una partita molto difficile. La squadra in questo momento sta cercando delle sicurezze nel cercare di lavorare tutti per non prendere gol, al tempo stesso dobbiamo lavorare meglio per essere più efficaci in fase offensiva, ma solo lavorando tutti insieme ci riusciremo. Gruppo e coesione per avere la meglio oggi alle 19.30 di una squadra come il Südtirol, che ha un punto in più rispetto al Palermo ed è una formazione solida. Dionisi torna al 4-3-3, Insigne, Henry e Di Mariano in avanti. In difesa la coppia centrale sarà formata da Banieca e Nicolao, Brunori pronta a subentrare a gara in corso, così come Lucioni. Al Druso di Bolzano oltre 500 tifosi rosanero. Seconda trasferta consecutiva per il Messina, che dopo il pari di Latina nel posticipo di questa sera fa visita al Picerno. Sergio Colosi.
5 gol al Crotone, 4 all'Avellino e 3 a domicilio al Trapani. Fa paura il Picerno, unica formazione imbattuta del girone, che stasera riceve il Messina in cerca di nuovi segnali di crescita. Non c'è dubbio che sulla base di quelli che sono i numeri, i risultati conseguiti fino adesso, la squadra che ha espresso maggiore qualità, maggiore continuità anche in merito a quello che è stato il trascorso loro, avendo riconfermato i 15 elementi dell'anno scorso. Grave infortunio al setto nasale per Salvo, che salterà le prossime partite. Ma mi dispiace per Peppe, era in grande crescita, un ragazzo che noi abbiamo puntato fortemente e che ci stava incominciando a dare le sue soddisfazioni, perché già lo aveva dimostrato l'anno scorso, e quindi è una grande perdita, ma noi abbiamo la necessità di aspettarlo, manifestando tutto il nostro affetto, tutto il nostro calore, tutto il nostro amore in attesa di un suo ritorno. Modica prepara un 4-2-3-1 speculare al Picerno, con le novità rispetto a Latina, di lì a destra e Anatriello in attacco. Per approfondimenti sui temi calcistici che avete appena sentito nei nostri servizi, vi rimando a tra pochissimo, dopo la nostra sigla, va in onda Anteprima Corner, tutte le squadre a condurre questo appuntamento dedicato al calcio siciliano, Angelo Gagliano, sempre con Angelo Gagliano al timone. L'appuntamento invece dedicato al Catania è per questa sera, come tutti i lunedì, per Corner. Sicilia 24 torna alle 19, da parte mia ovviamente grazie e buon proseguimento di giornata.